è un capogruppo. Quando nota che gli altri sono negligenti nei loro doveri, non evidenzia i loro problemi e non li tratta. Si limita a chiudere un occhio e ad assecondarli. Quale indole corrotta si nasconde dietro l'indulgenza verso gli altri? In che modo ricerca la verità e risolve il problema? Scopriamolo nel video di testimonianza cristiana. Cosa si nasconde dietro l'indulgenza verso gli altri? Qualche mese fa, un leader ha messo me e fratello Claudio a capo dell'irrigazione. Dopo un po' ho notato che lui non si assumeva molto fardello nel suo lavoro. Non condivideva, non aiutava gli altri a risolvere i problemi e non si impegnava molto nelle discussioni. Il leader mi ha detto che Claudio era negligente e molto irresponsabile e che dovevo fare comunione con lui. Ho pensato che trascurasse il lavoro perché era occupato. Era diverso dal non fare proprio nulla. Non dovevo aspettarmi troppo da lui e potevo gestire io le questioni su cui non condivideva. Così non ho approfondito i problemi del suo lavoro. Tempo dopo, prima di una riunione con alcuni fratelli, ho esortato Claudio a informarsi in anticipo sui loro problemi e difficoltà per poter trovare le parole di Dio adatte alla comunione e rendere la riunione più produttiva. Giusto. In seguito ho chiesto ad alcuni fratelli e sorelle se Claudio si fosse informato sui loro stati e tutti mi hanno risposto di no. L'ho ritenuto davvero irresponsabile. Gli altri avevano molte difficoltà e carenze nei loro doveri. Avevano bisogno di più aiuto, ma lui non lo prendeva sul serio. Era davvero superficiale. Questa volta avrei dovuto sollevare il problema. Sarebbe stato molto utile per lui. Sì. Ma poi mi sono chiesto, se non lo accettasse giudicandomi esigente e diventando prevenuto con me, non sembrerò troppo severo e insensibile nei confronti degli altri? Claudio era giovane e quindi più incline a concentrarsi sugli agi della carne. A volte anch'io ero negligente e pigro. Perciò non dovevo esigere troppo, potevo occuparmene io. Sii duro con te stesso, indulgente con gli altri. Ci avrei pensato io, sacrificando il mio riposo. Così non ho condiviso con Claudio per fargli notare il suo problema. Mi comportavo così anche con altri lavori. Se qualcuno non li svolgeva bene, non cercavo di capire la causa o cosa bisognasse fare. Ero tollerante e paziente, nient'altro. A volte mi infastidivo molto per il comportamento di qualcuno, mi arrabbiavo, ma mi mordevo la lingua. Mi dicevo, fa niente, che loro facciano ciò di cui sono capaci. Io mi occuperò di tutto il resto. Assecondare gli altri così, invece di sollevare i loro problemi, non permette loro di progredire. Hai ragione. Dopo un po' di tempo, i fratelli volevano chiedermi aiuto per i loro problemi. Non mi irritava vedere che tutti avevano un'alta considerazione di me. Per tutto il tempo ho ritenuto che essere severo con me stesso e indulgente con gli altri nelle nostre interazioni significasse avere buona umanità, non come quelli che sono sempre pignoli e non riescono a cooperare. Un giorno ho letto le parole di Dio sull'essere severi con sé e tolleranti con gli altri. Mi sono visto in modo diverso. Dio Onnipotente dice: «Sii severo con te stesso e tollerante con gli altri». Che cosa significa questo detto? Significa che devi esigere molto da te stesso ed essere indulgente con le altre persone, affinché possano vedere quanto sei generoso e magnanimo. Allora, perché lo si dovrebbe fare? Che cosa si intende ottenere? È fattibile? È davvero un'espressione naturale dell'umanità della gente? A quanti compromessi devi scendere per aderirvi? Devi essere libero da desideri e pretese, esigere da te stesso di provare meno gioia, soffrire un po' di più, pagare un prezzo più alto
e lavorare di più affinché non debbano logorarsi gli altri. E se gli altri si lamentano, protestano o hanno scarsi rendimenti, non devi pretendere troppo da loro. Il pressapochismo basta e avanza. La gente crede che questo sia un segno di nobile virtù, ma perché a me suona falso? Non è forse falso? In circostanze normali, l'espressione naturale dell'umanità di un individuo ordinario è essere tollerante verso se stesso e severo con gli altri. È un fatto. La gente sa percepire i problemi degli altri. Qualcuno dirà: questa persona è arrogante. Quella persona è cattiva. Questa è egoista. Quella è negligente e superficiale nello svolgere il suo dovere. Questa persona è così pigra. Ma di se stesso pensa: se sono un po' pigro, va bene. Ho una buona levatura. Anche se sono pigro, faccio un lavoro migliore degli altri. Si trovano i difetti degli altri. Si cerca volentieri il pelo nell'uovo. Ma con se stessi si è tolleranti e accomodanti ovunque sia possibile. Questa non è forse un'espressione naturale della propria umanità? Se si è tenuti a essere all'altezza dell'idea di essere severi con se stessi e tolleranti con gli altri, a quale agonia ci si deve sottoporre? Davvero si potrebbe sopportarlo? Quante persone riuscirebbero a farlo? Nessuna. E perché è così? Le persone sono egoiste per natura. Agiscono in base al principio ognuno per sé e che gli altri si arrangino. In effetti, l'uomo è nato egoista. L'uomo è una creatura egoista ed è profondamente dedito a questa filosofia satanica. Ognuno per sé e che gli altri si arrangino. Le persone pensano che sarebbe catastrofico per loro e contro natura non essere egoiste e non prendersi cura di sé quando accade loro qualcosa. Questo è ciò che le persone credono e come agiscono. Se sono tenute a non essere egoiste, a essere molto esigenti con se stesse e a rimetterci di buon grado, anziché approfittarsi degli altri, questa è un'aspettativa realistica? Se sono tenute a dire con gioia, quando qualcuno si approfitta di loro, te ne stai approfittando, ma non intendo farne un dramma. Sono una persona tollerante. Non parlerò male di te, né cercherò di vendicarmi. E se non hai ancora approfittato abbastanza, sentiti libero di continuare? È un'aspettativa realistica? Quante persone riuscirebbero a fare così? È questo il modo in cui si comporta normalmente l'umanità corrotta? Ovviamente che ciò avvenga è anomalo. Perché lo è? Perché le persone con un'indole corrotta, specialmente quelle egoiste e meschine, lottano per i propri interessi personali e non sono per nulla ben disposte a lottare per gli interessi degli altri. Quindi, questo fenomeno, se succede, è un'anomalia. Sii severo con te stesso e tollerante con gli altri. Questo detto sulla virtù, che riflette la comprensione inadeguata della natura umana da parte di un moralista sociale, esige qualcosa dalle persone che chiaramente non è coerente con i fatti né con la natura umana. È come dire a un topo di non scavare tane o a un gatto di non cacciare i topi. È giusto avere una pretesa del genere? È una vana pretesa e chiaramente non si conforma alla realtà. Amen. Amen. Quando le ho lette per la prima volta non le ho capite bene, perché avevo sempre pensato che sii severo con te stesso e tollerante con gli altri
fosse una cosa buona. Ho sempre ammirato chi era così. Volevo essere così, ma poi ho riflettuto sulle parole di Dio così accurate. Non ho avuto dubbi. Soprattutto quando ho letto... Le persone con un'indole corrotta, specie se egoiste e meschine, lottano per i propri interessi e non sono affatto ben disposte a lottare per quelli degli altri. Questo fenomeno, se succede, è un'anomalia. Sii severo con te stesso e tollerante con gli altri, riflette la comprensione inadeguata della natura umana da parte di un moralista sociale. Esige qualcosa dalle persone che non è coerente con i fatti né con la natura umana. È come dire a un topo di non scavare tane o a un gatto di non cacciare i topi. Ero davvero sorpreso. Ne è emerso che l'idea che avevo sostenuto mancava di concretezza, andava contro l'umanità ed era un'utopia. Non poteva costituire un criterio da applicare. Sì. Ripensando al mio comportamento, era davvero come Dio rivelava. Quando ero severo con me stesso e indulgente con gli altri, ero scontento e risentito. E neanche quando raggiungevo quel traguardo, in realtà lo volevo. Come con Claudio. Ero ben consapevole che era approssimativo, pigro e irresponsabile. Ero arrabbiato e volevo esporre i suoi problemi, in modo che potesse cambiare e diventare un buon collaboratore. Ma poi pensavo di non dover essere troppo duro, di dover essere severo con me stesso e indulgente con gli altri, e così rinunciavo all'idea di parlargli dei suoi problemi. Ritenevo di poter soffrire un po' di più, pagare un prezzo più alto e non pretendere troppo, per non sembrare troppo pignolo e insensibile. Andare contro le proprie idee è faticoso. Hai ragione. Sì. Ero responsabile del lavoro di diversi gruppi, quindi avevo già tanto lavoro. Dover anche aiutare lui ad affrontare i problemi mi colmava di risentimento, ma pur di essere severo con me stesso e paziente con gli altri, affinché pensassero bene di me, l'ho tollerato. Questo era il mio stato reale e ciò che pensavo davvero. Proprio come dice Dio, l'uomo è una creatura egoista, è nato egoista, dedito alla filosofia satanica, ognuno per sé e gli altri si arrangino. Le persone pensano che sarebbe catastrofico per loro e contro natura non prendersi cura di sé quando accade loro qualcosa. Questo è ciò che le persone credono e come agiscono. Sì. Tutti siamo egoisti per natura, me compreso. Quando lavoro di più, la fatica mi infastidisce, provo risentimento, rabbia e malcontento. Ma continuavo ad essere severo con me e indulgente con gli altri, contro il mio cuore. Quale indole corrotta si nasconde dietro questo mio atteggiamento? Quali conseguenze può comportare? Ho rivolto il quesito a Dio in preghiera e in ricerca, e poi ho letto le sue parole. Dio Onnipotente dice: «Sii severo con te stesso e tollerante con gli altri. Come i detti sul restituire i soldi che hai trovato e sul gioire nell'aiutare gli altri, è una di quelle richieste di agire con virtù che la cultura tradizionale fa alla gente. Analogamente, a prescindere dal fatto che qualcuno riesca a conseguire o a esercitare tale virtù, non costituisce comunque il criterio o la norma per misurarne l'umanità. Può darsi che tu sia veramente capace di essere severo con te stesso e che ti attenga a criteri particolarmente elevati. Puoi anche essere immacolato e pensare sempre agli altri, senza essere egoista e senza perseguire i tuoi interessi. Puoi sembrare particolarmente magnanimo e altruista e avere un forte senso di responsabilità sociale e del bene comune. Le tue qualità e la tua nobile personalità possono essere evidenti per chi ti sta vicino e per le persone che incontri e con cui interagisci. Il tuo comportamento
può non dare mai alcuna ragione agli altri di biasimarti o di criticarti, suscitando invece un'abbondanza di elogi e persino ammirazione. La gente può considerarti qualcuno che è davvero severo con se stesso e tollerante con gli altri. Tuttavia, questi non sono altro che comportamenti esteriori. I pensieri e i desideri che hai in fondo al cuore sono forse coerenti con quei comportamenti esteriori, con quelle azioni che vivi esteriormente? La risposta è no, non lo sono. La ragione per cui riesci ad agire in quel modo è che c'è un movente dietro le tue azioni. Qual è quel movente, per l'esattezza? Si può dire almeno una cosa in proposito. È qualcosa di innominabile, qualcosa di oscuro e malvagio. Si può dire con certezza che la maggior parte di coloro che esigono da sé di vivere la virtù di essere severi con se stessi e tolleranti con gli altri è ossessionata dal prestigio. Mossi dalla loro indole corrotta, non possono fare a meno di inseguire la fama, la ribalta sociale e il prestigio agli occhi degli altri. Sono tutte cose legate al loro desiderio di prestigio e le cercano sotto la copertura di un comportamento virtuoso, buono. E da dove vengono queste cose che essi cercano? Vengono per intero e sono mosse da un'indole corrotta. Quindi, in ogni caso, che vivano o no la virtù di essere severi con se stessi e tolleranti con gli altri, e che lo facciano o meno fino alla perfezione, non può cambiare l'essenza della loro umanità. Il che significa, di conseguenza, che la loro condotta non può cambiare in alcun modo le loro visioni o i loro valori, né guidare le loro attitudini e prospettive su tutti i tipi di persone, eventi e cose. Non è così? Più sono capaci di essere severi con se stessi e tolleranti con gli altri, più sono bravi a recitare, a incantare gli altri con comportamenti modello e belle parole, e più sono bugiardi e malvagi. Più sono quel tipo di persona, più profondi sono il loro amore e la loro ricerca di prestigio e potere. Per quanto il loro sfoggio di virtù sia impressionante e piacevole a vedersi, l'implicita ricerca nei recessi del loro cuore, la loro natura ed essenza, e persino le loro ambizioni, possono irrompere in qualsiasi momento. Pertanto, per quanto sia virtuoso, il loro comportamento non può nascondere la loro umanità intrinseca, né i loro desideri e ambizioni. Non può nascondere la loro natura e la loro essenza esecrabili, che non amano la positività, sono disgustate dalla verità e la disprezzano. Come mostrano questi fatti, il detto «sii severo con te stesso e tollerante con gli altri» è più che semplicemente assurdo. Mette a nudo quelle persone ambiziose che usano tali detti e comportamenti per coprire le ambizioni e i desideri di cui non riescono a parlare. Amen. Queste parole mostrano che essere severi con se stessi e tolleranti con gli altri può sembrare magnanimità, larghe vedute e nobiltà d'animo, ma nel profondo cela in realtà intenti oscuri e malvagi. È ostentare un comportamento superficialmente buono per ottenere ammirazione da parte degli altri e maggior prestigio. Da fuori chi si comporta così appare lodevole, ma si finge una brava persona e in realtà è un ipocrita. Ho pensato a come mi ero comportato con Claudio. Per quanto fosse negligente e irresponsabile nel lavoro, non solo non gliel'ho fatto notare e non l'ho trattato, ma ho continuato a essere molto comprensivo.
Per quanto impegno, quanto poco tempo avessi, mi occupavo io di ciò che lui non faceva. Anche se era difficile o faticoso, tenevo duro. In realtà non mi comportavo da persona magnanima. Avevo dei secondi fini. Temevo di ferire il suo orgoglio se glielo avessi detto direttamente. Cosa avrebbe pensato di me? Volevo difendere la mia immagine e fare agli altri una buona impressione. Non volevo davvero svolgere il suo lavoro. Mi costringevo a farlo ogni volta per mostrare a tutti quanto fossi generoso. Sì. Di conseguenza sono diventato più viscido e astuto. Sembravo comprensivo, ma in realtà avevo degli intenti sbagliati. Davo alle persone una falsa impressione. Le ingannavo, le raggiravo. La mia era forse normale umanità? È vero. Ho acquisito discernimento su essere severi con sé e tolleranti con gli altri. Gli intenti che celavo in realtà nel mio cuore mi nauseavano. Ed ero grato a Dio, aveva svelato la realtà di quell'aspetto della cultura tradizionale, altrimenti sarei rimasto ignorante, convinto che comportarsi in quel modo fosse avere una buona umanità. Alla fine ho capito che questa è una falsità con cui Satana ci inganna. Non è affatto la verità, né un criterio secondo cui valutare l'umanità. Esatto. Sì. Senza le parole di Dio, continueremmo a ritenerla una cosa buona. Chissà quanto ci illuderemmo. Poi ho letto un altro passo delle parole di Dio. Per quanto standardizzati siano i dettami umani riguardo al carattere morale, o per quanto si adattino ai gusti, alle prospettive, ai desideri e agli interessi delle masse, essi non sono la verità. Questa è una cosa che devi capire. Non trattandosi della verità, devi affrettarti a rinnegarli e ad abbandonarli. Devi analizzarne l'essenza, nonché i risultati che derivano da una vita su di essi fondata. Possono generare in te un vero pentimento? Possono davvero aiutarti a conoscere te stesso? Possono davvero farti vivere con sembianze umane? Non possono fare nulla di tutto ciò. Ti renderanno soltanto ipocrita e presuntuoso. Ti renderanno più subdolo e malvagio. C'è chi dice: quando sostenevamo queste culture tradizionali, ci sentivamo brave persone. Anche gli altri per le nostre azioni ci consideravano brave persone. Ma in realtà sappiamo in cuor nostro di quali malvagità siamo capaci. Compiere qualche buona azione non fa altro che mascherarlo. Cos'altro potremmo fare se abbandonassimo il buon comportamento imposto dalla cultura tradizionale? Quali comportamenti e azioni onoreranno Dio? Che pensi di questa domanda? Non sanno ancora quale verità i credenti in Dio dovrebbero praticare? Dio ha pronunciato innumerevoli verità e molte sono quelle che le persone dovrebbero mettere in pratica. Allora perché ti rifiuti di praticare la verità e persisti nell'essere un falso benefattore e un ipocrita? Perché fingi? In poche parole, il motivo per cui si menzionano queste massime morali non è solo di informarvi che sono nozioni e fantasie delle persone e che provengono tutte da Satana. È anche quello di farvi capire che la loro essenza è falsa, mascherata e ingannevole. Anche se le persone si comportano bene, ciò non significa che stiano vivendo una normale umanità. Piuttosto si stanno comportando in modo falso per coprire i loro obiettivi e per mascherare la loro indole, la loro natura e la loro essenza corrotta. Di conseguenza, l'umanità è sempre più abile nell'ingannare gli altri, rendendoli ancora più corrotti e più malvagi.
Gli standard morali della cultura tradizionale sostenuti dall'umanità non sono affatto compatibili con la verità pronunciata da Dio, né sono coerenti con quanto Dio insegna. Non esiste alcun legame tra le due cose. Se ancora sostieni la cultura tradizionale, allora sei stato completamente fuorviato e avvelenato. Se sostieni i principi e le opinioni della cultura tradizionale in una questione, allora stai violando la verità e ti stai opponendo a Dio su quella questione. Se difendi e sei ligio a una qualsiasi di queste massime morali, se le usi come criteri per valutare persone e circostanze, allora tu hai commesso un errore. Se con queste massime danneggi in certa misura le persone, hai commesso un peccato. Se ti ostini sempre a valutare tutti in base alla moralità della cultura tradizionale, aumenteranno quelli che hai condannato e sicuramente condannerai e ti opporrai a Dio. Allora sarai il leader dei peccatori. Amen. 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 Grazie alle parole di Dio ho acquisito maggiore chiarezza. Quando notiamo che qualcuno è superficiale, irresponsabile nel lavoro o astuto, dovremmo farglielo notare o potarlo affinché capisca la natura e le conseguenze della sua negligenza e cambi in tempo. Questo è ciò che dovrebbe fare chi ha buona umanità. Sì. Proprio così. Io invece, per preservare la mia immagine, ero indulgente e tollerante e tacevo sui problemi. Di conseguenza, Claudio non ha notato la sua indole corrotta ed è rimasto irresponsabile nel suo lavoro. Questo è un danno all'altrui ingresso nella vita, una trasgressione. Non ero affatto premuroso o comprensivo nei suoi confronti, anzi, lo stavo danneggiando. Ho visto che non ero una persona buona. Non solo nuocevo ai fratelli, ma stavo ritardando il lavoro della Chiesa. Sì, questo è nuocere agli altri a se stessi. Sii severo con te stesso e tollerante con gli altri non è una verità secondo cui vivere, ma falsità con cui Satana inganna e corrompe le persone. Non potevo rimanere il trastullo di Satana, dovevo fare quello che Dio richiede, usando le sue parole come base e la verità come criterio di valutazione. Amen. Amen. In seguito, quando rilevavo un problema in Claudio, ho smesso di essere indulgente, ma glielo facevo notare in modo che potesse vederlo e quindi cambiare. Poco dopo, ho avuto la responsabilità di un altro progetto. Nel supervisionarlo, ho notato che un fratello mancava di serietà nel suo dovere ed era sempre negligente. Volevo occuparmi io del suo lavoro per evitare di farglielo notare e metterlo in imbarazzo. Ma poi mi è venuto in mente che volevo farlo solo per proteggere i miei interessi, per fare una buona impressione sugli altri. Non sottolineavo il suo problema per paura di offenderlo. È un intento davvero spregevole. Ho rammentato una cosa che dice Dio. Oltre a svolgere bene il tuo dovere, devi assicurarti di non fare nulla che danneggi l'ingresso nella vita dei prescelti di Dio e non dire nulla che non sia di aiuto ai fratelli. Non fare mai nulla contro la tua coscienza e non fare nulla di vergognoso. Soprattutto non devi mai agire in contrasto o in opposizione a Dio e non devi fare nulla che perturbi il lavoro o la vita della Chiesa. Sii giusto e retto e compi solo azioni presentabili al cospetto di Dio. Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno mostrato il principio da seguire. Qualsiasi cosa io faccia deve giovare all'ingresso nella vita dei fratelli ed essere istruttiva. Inoltre, devo accettare l'esame di Dio con totale apertura. Quando ho visto che quel fratello era negligente, dovevo farglielo notare, così che potesse vedere il suo problema e cambiare subito. Questo avrebbe giovato al suo ingresso nella vita e al lavoro della Chiesa. Sì. Decisamente. Se avessi taciuto, aiutandolo silenziosamente,
non avrebbe visto i suoi difetti e migliorato nel suo dovere. Perciò gli ho parlato dei problemi che vedevo nel suo lavoro. Dopo avermi ascoltato, voleva cambiare. Praticare così mi ha fatto sentire davvero a mio agio e in pace. E i risultati del nostro dovere sono migliorati. Lode a Dio Onnipotente. Sia lodato Dio. Ascoltando la tua esperienza capisco che essere severi con sé e tolleranti con gli altri ha influenzato anche me. D'ora in poi devo usare la verità e le parole di Dio come criterio di valutazione. Amen.